Se avete bisogno di crediti per spacchettare e costruire la squadra dei vostri sogni, passate da fifacoin.com e con il codice IAS avrete un ulteriore 5% di sconto al momento del vostro acquisto. Link in descrizione. Ora ragazzi avremo la Coppa Italia, saremo contro l'Atalanta nella prima partita, se non sbaglio avevamo giocato con la spalla, avevamo rischiato di uscire simulando, questa ovviamente l'andremo a giocare contro i bergamaschi, contro la Dea, una squadra comunque molto forte che ci ha sempre messo abbastanza in difficoltà, giocheremo con i nostri titolari anche se tra qualche giorno avremo il Napoli in campionato, ma sulla Coppa Italia quest'anno voglio puntarci, vorrei vincerla perché è un trofeo che voglio riportare a Vicenza ma soprattutto ci potrebbe dare finalmente il primo trofeo e sarebbe molto più fattibile rispetto magari al campionato. Secondo me quest'anno abbiamo le possibilità per vincere la Coppa Italia, ci punto tantissimo, andiamo ad affrontare l'Atalanta, vediamo almeno di prenderci i quarti di finale. Eccoci qua almeno tutto gremito per questa sfida di Coppa Italia, ottavi di finale contro l'Atalanta. Attaccano loro Iheanacho, mamma mia palo, forse aveva anche toccata Perin. Altro miracolo di Perin che poi la va a prendere Pellegrini. Ripartenza per noi dopo l'occasione ghiotta per loro. Bravissimo Talismanio con la finta, tocca per Ranocchia, la mette per Mambimbi, finta col mancino, Gallone in calcio d'angolo. Lokinhas verso Iheanacho, sale palla al piede, allarga per Rafael Toloi, buco nella nostra difesa, Freuler con la finta, mamma Lazzari, palla ancora lì, arriva il gol dell'Atalanta con Lokinhas, stati sfortunati sulla scivolata che era bella di Lazzari ma la palla poi arriva per il loro attaccante che non sbaglia, 1-0, siamo in svantaggio almeno. Fagioli verso Felix Mambimbi, l'alza subito per Smiley, fermato da Domingos, palla ancora per noi, Fagioli al limite dell'area, verso Ranocchia, troppo lunga, può allargare su Pellegrini, è passato molto bene, mette il pallone sul secondo palo, ci arriva Mattiello, ma c'è ancora Fagioli che di testa le prende tutte. Talismanio verso Pellegrini col destro, mamma che gol di Pellegrini che sta facendo una stagione importantissima, quella forse della consacrazione, 1-1, ma che gol col piede debole di Pellegrini. Attacca ancora l'Atalanta, Minamino, siamo sempre molto sbilanciati, ci fanno molto uscire, attenzione Lokinhas. Viti non riesce a tenerlo, cross sul secondo palo, bravissimo Perin, attenzione però palla ancora lì, bravo Calulu in mezzo a due. Ora ripartiamo, vogliamo fare subito il secondo per stare un po' più tranquilli. Mambimbi centralmente verso Smiley, la alza in qualche modo, la palla arriva a Broia, attenzione Armandone, no, perché ho fatto il pallonetto, avevo visto uscire il portiere, dovevo tirare normale. Broiler in qualche modo passa l'Atalanta, attenzione a Lokinhas, bravo Viti, palla ancora lì, Pellegrini in qualche modo arriva a Talles Smagno, c'è nello spazio Smiley, c'è anche Mambimbi che chiede palla, attenzione a Felix, entra dentro Felix, può mettere il pallone dentro e arriva il gol del 2-1, sempre Broia che questo movimento lo fa veramente da dio, posizionamento perfetto, ennesimo gol per lui, secondo in Coppa Italia e penso 15°-16° in stagione. Remo Freuler, attenzione verso Iheanacho che è in posizione assolutamente regolare, sbaglia però il pallone, veramente errore stupidissimo. Ripartiamo noi, Talle Smagno verso Smiley, quindi Armandone Broia, bel pallone per lui, vai, spacca la porta Armando, 3-1 al 53°, doppietta per l'ex Chelsea che non smette più di segnare, c'è sempre stata sta cosa, poi si è tramutata in quello. Arriva il gol dell'Atalanta, 3-2, ha segnato Iheanacho mentre parlavamo di cose nostre con la live, devo stare concentrato, sembrava una partita un po' più semplice, invece ora l'hanno riaperta nuovamente. Palla lunga per Minamino, attenzione, va dentro ancora Lokinhas, non ci credo, 3-3 al 69°, l'hanno veramente non solo riaperta ma anche ripresa, ora si mette male. Attacca l'Atalanta con Colley che allarga su Minamino, l'ex Southampton e Liverpool, ancora Minamino. Dentro loro, Colley allarga su Iheanacho, attenzione ce l'ha sul destro, prova ad accentrarsi, tocca ancora, azione un po' strana ma riescono in qualche modo a tenere sempre il pallone attaccato ai piedi, bravo Perin, parata fondamentale. Ora l'Atalanta mi sembra messa meglio rispetto a noi, si soffre in difesa, mamma mia Perin, è sceso benissimo, paratona su Iheanacho, attaccano ancora loro, Iheanacho verso Colley centralmente, bravissimo Jordan Lukaku, attenzione possiamo attaccare noi all'85°, palla per Broia, può metterla dentro, chiude molto bene Rodrigo Gut, ancora noi,
Fagioli verso Burak, non riesce a tirare, messo giù senza ovviamente fallo, chiude bene la loro difesa. Calcio d'angolo, l'ultimo dei tempi regolamentari, palla verso Nyonte che questa volta la spazza, c'è ancora Rodrigo Gut, mamma mia Perin che parata al 92esimo, abbiamo rischiato tantissimo, l'arbitro non fischia ancora. Thiago Almada questa volta col destro, sempre sul primo palo, Iheanacho la tiene, attenzione, bravo Fagioli, buttala via, ora l'arbitro fischia, saranno tempi supplementari. Toloi scatta sulla fascia ma Lukaku è nettamente più veloce, palla lunga verso Felix Mbembe, quindi bel pallone su Burak Ince, vai Burak davanti al portiere, eccolo qua al 94esimo, il 4-3, segna ancora Burak Ince, gol fondamentale per puntare ai quarti, la partita però ancora lunga, i tempi supplementari sono appena iniziati, palla spazzata non benissimo, ancora noi, Broia verso Ranocchia, paratona di Gallon e neanche calcio d'angolo, salvano, ripartono, Roberto Piccoli non passa su Scalvini, due ex compagni di primavera con l'Atalanta, Iheanacho ancora, Jeremy Boga, mamma che finta, ancora Boga, no Perin è uscito male, però in qualche modo l'ha toccata, siamo stati fortunati, palla lunga di Mattiello verso Roberto Piccoli, ci siamo un po' sbilanciati, appena entrato anche Caprari per loro che è abbastanza veloce, contro di lui c'è comunque Kalulu, porta lontano dalla porta, attenzione Iheanacho, si è girato bene, che finta, che gol dell'Atalanta che l'ha ripresa nuovamente con Jeremy Boga, 4-4, 10 minuti ancora da giocare, più recupero, Roberto Piccoli, Almada, imbucata di Caprari, che chiusura di Jordan Lukaku al 119esimo, sarà però calcio d'angolo per loro, sarà probabilmente anche l'ultima occasione della partita che sta andando verso i calci di rigori, bravo Nyonto, palla fuori, un minuto di recupero, quindi ultima occasione per loro, Iheanacho, recuperiamo questo pallone, incredibile, non riusciamo a rubarlo, è impossibile rubare il pallone, palla dentro, bravo Scalvini di testa, buttiamolo lontano con Samek, fischia l'arbitro, calci di rigori che decideranno chi andrà ai quarti di finale di Coppa Italia. Iniziamo noi calci di rigori, iniziamo con Ranocchia contro Gallon, lo tiro da questa parte, 1-0, molto bene, molto bene, ora sarà Thiago Almada, il giovane argentino, spiazzato Perin, 1-1, tutto in parità, questa volta andiamo con Mbembe, resto fisso qua, non si muove ancora una volta Gallon, 2-1. Ora Iheanacho, l'ex Manchester City, parata di Perin, 2-1. Grande Perin. Ora andrà Daniel Samek all'esordio, si trova subito in questa situazione e lo vado a tirare da questa parte, sempre basso. Gran gol di Samek, che rigore del giovane della Repubblica Ceca, Toloi sempre a destra, l'ha piazzata bene anche lui, 3-2, ma che rigore che ha tirato Daniel Samek, ora Armandone Broia, non puoi sbagliarlo, vai Armando, no, parata Gallon, proprio sul numero 9, non ci credo, Remo Freuler, traversa, 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 ora tocca a noi, Burak Ince, Burak Ince, colui che ha fatto gol nei tempi supplementari, provo a tirarlo alto da questa parte, no, traversa, traversa, non ci credo, non ci credo, se fanno gol si va avanti, se lo sbaglia Boga o se lo para Perin, siamo ai quarti di finale. No, spiazzato Perin, pensavo lo tirasse di là, l'ha tirato molto bene Jeremy Boga. Si va avanti, ad oltranza, Nyonto contro Gallon. Andiamo da questa parte, sempre basso, Nyonto contro Gallon, spiazzato, siamo in vantaggio. 4-3, ora Perin contro Mattiello, che non ha un buonissimo piede nella realtà, lo tira a destra, parata di Perin! Siamo ai quarti di finale dopo 7 rigori calciati, si vola ai quarti, vedremo contro chi, meritato assolutamente, onore comunque alla Dea che ha fatto una buonissima partita fino al 120esimo, ma poi ai calci di rigori vinciamo noi la lotteria dei rigori, si va ai quarti di finale. Vi dirò, abbiamo veramente la possibilità di andare ai quarti e non solo, perché a parte noi l'unica squadra veramente forte è il Napoli. Dopo questa partita voglio vedere in Coppa Italia contro chi saremo. Saremo contro il Venezia. Come vedete ci sono Cagliari-Napoli, Monza-Torino e Perugia-Benevento. Quest'anno abbiamo grosse chance di vincere la Coppa Italia. Dipenderà se il Napoli passerà e se affronteremo il Napoli, che è l'unica squadra che veramente potrebbe darci fastidio. Le altre
sempre, non possiamo non batterle, quindi possiamo crederci ancora di più sulla Coppa Italia. Dopo questa bella vittoria arrivano due offerte, una dal Sassuolo per Mattia Viti e una dall'Arsenal, dai Gunners, bellissima offerta per Marco Piazza. Allora, direi prima di tutto di vedere quella per Marco Piazza e in realtà vorrei provare comunque a trattare. Proverò a chiedere semplicemente 16 milioni, non credo che mi manderanno a cagare. L'Arsenal, cavolo, i soldi ce li ha, li butta per certi giocatori veramente scarsi. Per Piazza almeno 16 milioni, vediamo che dirà Arteta. Se accetteranno comunque di darci, cioè di dare anche 15 milioni qualcosa, solo 14, provo di nuovo 15 milioni, non so neanche che cosa stessi dicendo, vediamo. Se non accettano 15 milioni andiamo a 14 milioni e chiudiamo, però mi sembra strano, solo 14 milioni possiamo accettare. Accettiamo l'offerta, ci prendiamo i 14 milioni che vanno comunque benissimo, l'abbiamo presa a parametro zero e soprattutto saranno soldi importanti per andare a fare un grosso grosso colpo sulla tre quarti. Mentre per Mattia Viti ci arriva un'offerta da 18 milioni, ma possiamo chiedere fino ai 19,8, credo, perché andrà in scadenza non quest'anno ma l'anno prossimo, però è una cifra veramente troppo bassa, non lo vendo al Sassuolo, quindi rifiuto l'offerta. Molto bene, Nainggolan venduto, ci arrivano 1.900.000 per il budget, sono contento comunque che magari vada a chiudere la carriera in patria. Mentre arrivano due offerte, una dal Napoli per Fagioli e un'altra per Viti dal Bologna, altra squadra emiliana. Per Viti stesso discorso, vado a rifiutare tutte le offerte, mentre per Nicolò Fagioli dal Napoli è un'offerta abbastanza buona, solo che come vedete le cifre che possiamo chiedere sono sempre molto basse, cioè massimo 28 milioni, 26 milioni è quello che vale. Io Fagioli, se lo devo vendere, lo vendo per minimo un 35-40 milioni, ma proprio minimo, perché comunque può crescere tanto, è un giovane italiano, l'abbiamo fatto crescere praticamente da quando era un ragazzino, quindi non vorrei venderlo, soprattutto a una mia concorrente per i miei obiettivi, e quindi no, credo che questa offerta è abbastanza bassa, non mi conviene, la vado a rifiutare. Ora avremo il Napoli in campionato al 19 gennaio, partita importantissima per la classifica, siamo tutte lì attaccate, l'Inter ci ha scavalcato però ha già giocato la sua partita, vincendo potremmo staccare il Napoli di ben 7 punti e andare al primo posto. Ovviamente se il Napoli dovesse batterci andrebbe a meno 1 e il Milan potrebbe scavalcarci, quindi insomma il campionato è super equilibrato nelle zone alte della classifica, un po' come quello di quest'anno nella realtà. Giocheremo con i titolari, saremo a Napoli, all'Armando Maradona. Forza, forza, Lane, andiamoci a prendere una bella vittoria, che non sarà però facile, partita tosta. Eccoci qua il Diego Armando Maradona di Napoli, tutto esaurito per questa super sfida di campionato, ventesima di campionato, prima del girone di ritorno. Siamo contro i partenopei che vorranno sicuramente batterci in casa davanti ai loro tifosi. Noi però siamo la sorpresa di questo campionato, siamo praticamente sempre da inizio campionato tra il primo e il secondo posto, siamo sempre lì che magari qualcuno ci scavalca, ma abbiamo sempre confermato il primo posto in classifica. Vogliamo continuare a fare bene. Palla recuperata da Lazzari centralmente verso Felix Mambimbi, porta sul pallone, poi lo alza su Tallesmanio, fa la sponda per Ranocchia, la mette giù col petto, Mambimbi, deviazione, calcio d'angolo. Osimhen, mamma com'è partito in velocità, mi incula sempre in questo modo, esce anche Perin, pallonetto, arriva il gol del 1-0 del Napoli. Troppo forte Osimhen. Soler, Osimhen, ancora Suso, torna dietro su Carlos Soler, quindi Suso gira dall'altra parte, pallone millimetrico per Teixeira che poi non lo mette giù benissimo. Ancora Gabriel Teixeira, il brasiliano fuori per Soler, azione infinita per il Napoli, ancora loro, Conor Gallagher, murato. Ora ripartiamo noi, partita tostissima, sarà da sudare fino al 90esimo. Ranocchia, bel pallone per Armando Broia che passa lì molto bene, no, si è mangiato l'1-1. Tallesmanio contro di lui, Pavard che non è velocissimo, passa bene il pallone su Ranocchia, attenzione, va col mancino, Gollini vola in calcio d'angolo, la stava mettendo all'incrocio. Fagioli dalla bandierina, palla sempre verso Broia, palla ancora lì, Smiley, arriva il gol, come l'ha messa giù bene, che tiro, qua Gollini non può niente, 1-1, gol ancora per il fenomeno albanese, per Smiley, 1-1, meritatissimo. Voglio rivedere l'azione, qua Fagioli l'ha messa bene, gli è arrivato il pallone, poi Smiley l'ha messa giù col mancino, gol fantastico veramente, da fenomeno vero. Broia, recuperiamo bene il pallone, ora li vedo un po' in difficoltà, un po'
buttati giù di morale, magari per il gol subito. Dobbiamo approfittarne. Ranocchia, passato molto bene Collini, che paratona. Osimhen dietro per Suček, palla lunga, Teixeira è passato su Lazzari. Attenzione per il non uscire troppo. Bell'intervento, ma la palla in qualche modo arriva a loro. Mamma mia, no. Sulla scivolata in ritardo è arrivato il giocatore. Calcio di rigore che non ci meritiamo di subire alla fine del primo tempo. Penso sarà anche cartellino, non lo so, per Calulo, ma non era da calcio di rigore. Cioè, il rigore c'è, però potevamo evitarlo, insomma. Andiamo con Perin contro Osimhen, che potrebbe andare alla doppietta. Paratona di Perin. Mamma mia, che fenomeno Perin. Calcio d'angolo, Soler dentro e arriva il gol. Eccolo qua, segnato Koch. L'ex Leeds. Teixeira al limite, c'è Suček, fermato bene da Viti. Palla ancora per loro, attenzione a Suso col mancino. Eccolo qua, arriva il 3-1, ha segnato anche Suso. Osimhen, bella scivolata questa volta, Calulo senza commettere fallo. Ancora però Carlos Soler. Eccolo qua, arriva anche il 4-1. Napoli devastante. Carlo Soler, ancora loro. Siamo sbilanciati. Bella chiusura di Lazzari, anche col fisico ha fatto un buon intervento. Ripartiamo, che abbiamo 15 minuti più recupero. Dobbiamo fare però almeno il secondo per riaprirla veramente. Broia verso Smalley, tiro a giro, paratona di Gollini. Ancora noi, Broia, murato, ci siamo mangiati anche sto gol. Attenzione a Smalley col mancino, Gollini, paratona. Perde il pallone il Napoli, bravo Suček in mezzo al campo. Quindi Smalley avanza, palla al piede, allarga poi su Felix Mambimbi. Attenzione, può mettere un bel pallone verso Colombo. Mamma mia, è uscito bene Gollini. Attaccano loro, Petagna, palla lunga, c'è Jordan Lukaku che chiude bene, però c'è Jetson Fernandez. Perin, parata, non ci credo, dai. Vabbè, abbiamo capito. 5-1, bella per il Napoli, andiamo al risultato. Complimenti a loro, andiamo avanti col mercato.